L'abbiamo più volte annunciata, la nostra ospite prima della chiusura di Nonstop News è in libreria da oggi La guerra dentro, Marta Gellhorn e Il dovere della verità, edito da Rizzoli, un libro in cui la storia della più grande corrispondente di guerra del Novecento si unisce all'esperienza personale di Lili Gruber e alle testimonianze esclusive di grandi inviati per raccontare la bellezza e anche la responsabilità però del giornalismo in un tempo che ha più che mai bisogno di verità. Vogliamo parlare di tutto questo proprio con lei, con l'autrice Lili Gruber, che è con noi collegata al telefono. Buongiorno Lili. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, benvenuta su RTL 102.5 intanto. Allora, parliamo di questo libro in cui racconti la storia di una donna che, come anticipava Giusy, ha saputo raccontare il mondo in guerra. Tra le pagine ci parli di un mondo che oggi però, insomma, è di nuovo in fiamme, alle prese con altri problemi, con nuovi problemi. E a proposito di ciò che stiamo vivendo da quasi due anni, molti hanno paragonato proprio la pandemia a una vera e propria guerra. Sei d'accordo con questo paragone? Allora, non penso che siamo in una guerra classica, nel senso che le guerre che ha raccontato Marta Gellhorn nel mio libro sono le guerre più importanti del Novecento, quelle che ci portiamo, le più conseguenze ci portiamo dietro ancora adesso. E di sicuro la pandemia ci fa capire che il bisogno di verità, il bisogno di giornalismo serio, il bisogno di giornalisti che vadano a vedere cosa accade dietro le quinte è più forte che mai. È molto ed è forte. Rimaniamo su questo tema, Lili Gruber, cioè il giornalismo. In questo mondo, appunto, di noi giornalisti non sono mancate le critiche, soprattutto in questo ultimo anno, anno e mezzo, in realtà in parte per non aver saputo raccontare adeguatamente ciò che stava succedendo, no? Magari da un lato eccedendo in allarmismi oppure dando troppo spazio a chi non lo avrebbe meritato. Insomma, da un tuo punto di vista, chi fa giornalismo in questi mesi ha lavorato bene oppure no? Come sempre ci sono giornalisti bravi e giornalisti asini. Per quanto mi riguarda, con 8 e mezzo ho cercato di dare voce alle persone competenti, questo diciamo in generale è il mio metro di misura, di far parlare chi ne sa qualcosa di più e chi ha le carte in regola per informarci meglio. E per il resto, sai, è ovvio che in una televisione dove i cosiddetti talk show sono tantissimi e sono lunghissimi, vediamo di tutto di più. Io cerco di tenere la barra dritta al centro. Certamente. E poi, comunque, come scrivi tu stessa nel libro, per tornare alla storia proprio di Marta Gellhorn, ecco, è la storia di una donna che ha dovuto combattere davvero in un mondo di uomini, no? E trovare i suoi spazi. Quello di oggi, secondo te, è ancora un mondo di uomini? Oggi il nostro mondo è sempre un mondo prevalentemente maschile. Marta Gellhorn, parliamo della più grande corrispondente di guerra del secolo scorso, parliamo della terza moglie di Ernest Hemingway, l'unica che lo ha mandato al diavolo, parliamo di una donna bellissima, di una donna indipendente, forte, coraggiosa, che scriveva benissimo. Quindi era impossibile, persino in un mondo più maschilista del nostro, ignorarla e ignorare la sua voce, ignorare la sua presenza. Quello che lei faceva da bravissima giornalista era di andare a vedere, questo era l'imperativo categorico, che è quello che noi giornalisti dovremmo fare sempre, no? Non possiamo pensare di fare il nostro lavoro stando davanti a un computer, perché bisogna andare a vedere con i propri occhi e sentire con le proprie orecchie. Detto questo, Marta Gellhorn è una donna che mi ha ispirato sia come giornalista che come donna, e nel libro La guerra dentro scoprirete tanti dettagli, tanti passaggi molto molto interessanti e anche molto divertenti, perché era una donna anche molto spiritosa, poi essere sposata con il più grande romanziere americano del XX secolo, diciamo, aveva le sue gioie e i suoi dolori.
Detto questo, dobbiamo continuare a batterci noi donne, no? Perché voi maschietti difficilmente mollate la poltrona se non diciamo venite costretti. Ma questa era proprio rivolta a me, te, Massimo. Mi sembra di capire. Venendo invece, Lily Gruber, alla strettissima attualità, la lotta al Covid, insomma, continua senza sosta, anche grazie all'aiuto di strumenti, lo vogliamo dire, che ci stanno veramente aiutando, il vaccino da una parte e il Green Pass dall'altro, per immaginare e per effettivamente concretizzare una ripartenza. Per entrambi in questi giorni è stato dato fuori il concetto di obbligo, quindi obbligo vaccinale, obbligo di Green Pass, ad esempio, per i lavoratori del pubblico e del privato. È una strada giusta o, come dire, sarebbe meglio o plausibile affidarsi esclusivamente al buon senso delle persone? No, io penso che sia la strada giusta se vogliamo davvero cominciare a entrare in una sorta di normalità, sapendo che nulla tornerà come prima in tempi rapidi. Penso che sia giusto per rispetto di chi lavora, per rispetto di chi è più fragile, per rispetto anche del buon senso. Quindi l'obbligo del Green Pass esteso a tutti i lavoratori, ieri il Vaticano ha annunciato che anche per entrare in Vaticano ci vorrà il Green Pass, sì. Penso che sia una norma sensata per una ripresa economica, civile, sociale di noi tutti, quindi è per il bene di noi tutti e non diciamoci sciocchezze, non siamo davanti a una dittatura sanitaria, per favore. La dittatura sanitaria ce la impone, ce l'ha imposta un virus che ha fatto morire in Italia 125.000 persone, quindi un po' di rispetto anche per chi non c'è più e per chi continua a lavorare negli ospedali, esatto, tantissimo per cercare di salvare le vite che ancora oggi sono a rischio. E sono in pericolo. Grazie davvero a Lily Gruber, da oggi in libreria con La guerra dentro, Marta Gellorn e Il dovere della verità, edito da Rizzoli. Buona giornata e a presto, Lily. Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.